54 sedute, 330 delibere, 19 leggi, 36 provvedimenti, 29 atti di indirizzo. Sono questi i numeri dell'attività istituzionale svolta dal Consiglio regionale del Molise, forniti dal presidente Vincenzo Cotugno nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata, così come avviene anche a livello nazionale, unitamente all'Ordine dei giornalisti del Molise e alla presenza dei consiglieri Monaco, Parpiglia e del presidente della quarta commissione Lattanzio. Un resoconto dettagliato quello fornito da Vincenzo Cotugno alla presidenza di Palazzo Moffa da soli 3 mesi. Tra le principali leggi regionali approvate nel 2015, il presidente ha sottolineato la legge numero 1 del 10 febbraio a tutela delle donne affette da endometriosi, la numero 11 del 20 maggio a sostegno dell'editoria locale, la 16 del 18 novembre recante le nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario e quella che ha istituito la figura del garante regionale dei diritti della persona. Riprendendo le parole dette da Monsignor Bregantini nel corso della sua visita pastorale in consiglio, il presidente Cotugno ha ribadito l'importanza della collaborazione e della concordia con le altre forze politiche e con i cittadini, recuperando la fiducia nelle istituzioni venuta meno negli ultimi anni. Il bilancio è un bilancio positivo nei termini del contenimento dei costi della politica in generale, ma soprattutto nel cammino che ci siamo avviati a portare avanti di riportare le istituzioni alla fiducia dei cittadini, quindi portare i cittadini a ritornare con la fiducia nelle istituzioni e a eliminare quello che è il mal di pancia della piazza. Tante le opportunità da cogliere nel 2016 dall'area di crisi ai fondi comunitari passando per il riordino della sanità. Noi avremo un 2016 dove il lavoro troverà delle risposte concrete. L'area di crisi, i fondi comunitari, tutta una serie di azioni che sono state messe in piedi dal governo regionale che dovrebbero partire con il 2016 e quindi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e cercando di riempire il mezzo vuoto. Presidente, tra le proposte di legge lei ha sottolineato quelle in favore a tutela delle fasce più deboli. Assolutamente sì, molto è stato fatto, molto sarà ancora fatto e in commissione ci sono almeno 3 proposte di legge che vanno in questa direzione e che contiamo di licenziare in consiglio nel prossimo mese di gennaio. In riferimento alla legge 69 riguardante la presa in carico delle disabilità e dell'autismo nell'età evolutiva e la numero 97 riguardante il piano di interventi sulla non autosufficienza finanziato da un fondo regionale. Quanto alla gestione delle risorse del Consiglio, il Presidente ha sottolineato la riduzione dei costi della politica, passati da 9,7 milioni nel 2013 a 8,8 nel corso del corrente anno finanziario, con una riduzione del 10% nel corso del triennio e del 6% dal 2014.